Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questa giornata uggiosa, piovosa, vero? Anche mi hanno detto che insomma c'è un problema anche nelle strade. E, dico, Torino per noi è sempre stato una piazza dove abbiamo fatto pochissimi eventi e probabilmente è per questo che no, speravamo di avere molta più partecipazione. Però abbiamo optato per anche mettere online per i nostri, insomma, per i nostri medici, per i nostri nutrizionisti e il comitato scientifico, e quindi questa relazione, questa giornata verrà trasmessa anche online. Quindi grazie di essere qui. Iniziamo la giornata un pochettino in ritardo e sono molto felice di poter presentare un evento che potrebbe, come spero da sempre, risvegliare quello che sono le possibilità e le responsabilità che noi abbiamo nel miglioramento della vita delle persone. Spesso arriviamo sempre troppo tardi, o troviamo un problema o troviamo una malattia. E quello che mi chiedo sempre è: qual è l'anello mancante? Qual è il gap da colmare tra quello che viene di importante insegnato nel mondo di un approccio clinico nella medicina, che è qualcosa di straordinario per risolvere i problemi e per curare le persone, ma cosa possiamo fare per incominciare a parlare anche di vera prevenzione? Perché, come diceva Einstein, quello che è importante, l'uomo saggio, è quello che evita il problema. Quindi cosa possiamo fare per evitare il problema? Perché vediamo troppa sofferenza. Abbiamo dei medici importanti che poi alla fine hanno a che fare con bambini, oggi sempre più, che nascono con problemi di salute gravissimi. Abbiamo un'incidenza di bambini autistici che nascono con problematiche primi mesi di vita, e questo penso che non è un'eredità giusta da avere come società che pensa di fare un'evoluzione secondo quelli che sono i principi universali dell'amore, perché questo non è amore, no? Vedere nascere dei pazienti, dei bambini già malati. E non parliamo solo di autismo, parliamo di malati oncologici, parliamo di problemi nel neurosviluppo. E allora dovremmo incominciare a condividere queste cose già nelle famiglie, nelle scuole, a cominciare dagli asili, ma incominciare a fare proprio una vera e propria divulgazione a 360 gradi. Dovremmo parlarne anche in televisione di questi problemi. Quello che voglio condividere con voi in maniera molto veloce, 5 minuti, è che quando parliamo di un approccio clinico integrato dobbiamo tenere conto di tutti i fattori. Quando parliamo di epigenetica, una delle cose meravigliose, dice: ma come possiamo riportare indietro l'orologio, no? del tempo? Come possiamo prevenire l'invecchiamento? Perché poi c'è anche quello da raggiungere. Io dico che bisogna invecchiare bene, poi dopo tutti gli anni sono un dono prezioso che ci dà la vita, però invecchiare bene, la qualità della vita. E in questo contesto amo far vedere questa immagine, questa immagine straordinaria di quando in quel momento del concepimento scarichiamo quell'app meravigliosa chiamata vita. E in quel momento noi abbiamo la responsabilità di donare più informazioni
coerenti con quelli che sono i principi della vita, dell'universo. In questo contesto ancora di più bisognerebbe scaricare un'app della salute. Purtroppo in quel momento scarichiamo tutta l'eredità dei genitori, ecco l'epigenetica, quindi tutte le informazioni epigenetiche relative al papà e alla mamma. E allora che responsabilità abbiamo? Penso che oggi sempre di più si vada verso un'informazione che sia piuttosto che è orientata soprattutto verso la pubblicità e le mode, ma non quello che effettivamente serve all'uomo per vivere in maniera sana. Siete d'accordo? Quindi si va dietro delle abitudini che spesso possono creare dei problemi a livello di salute. Pensate a quello che si mangia, si beve, si respira. Pensate a tutti quei fattori che possono danneggiare la salute di una persona. In quel momento scarichiamo quelle informazioni. E allora quando parliamo di inquinamento, l'inquinamento è un grossissimo problema da risolvere, sì o no? Il problema è la seconda domanda. Cosa facciamo ogni giorno per risolvere i problemi dell'inquinamento? Niente. La raccolta differenziata, forse. E poi questi sono tutti argomenti che verranno trattati oggi. Faccio solo un'introduzione molto, molto veloce. Perché amo paragonare la nostra vita, la nostra salute a un acquario. E tutti i giorni in quell'acquario noi pensiamo che sia giusto utilizzare pesticidi, conservanti, fertilizzanti, zuccheri di qualsiasi tipo, aromi naturali, eccetera, eccetera. Il problema è che questo acquario può essere paragonato al mesenchima, al tessuto connettivo, dove vivono le nostre cellule invece che dove vivono le cellule. E pensate che danni stiamo facendo alla nostra salute, al futuro dei nostri ragazzi. E allora la credenza che la realtà che ognuno vede sia l'unica realtà è la più pericolosa di tutte. Probabilmente guardando questo cilindro noi vediamo, qualcuno vedrà dei cerchi, altri dei rettangoli, dei quadrati. Dovremmo incominciare a unire le forze. Non è tanto importante avere ragione, ma risolvere dei problemi. E cosa stiamo facendo per risolvere i problemi? Cosa stiamo facendo per prevenire le malattie? Amo sempre dedicare i convegni che sto facendo da quando è mancato Sergio Stagnaro, proprio a questo grande, uno che considero uno dei più grandi clinici che io abbia mai conosciuto, un padre della medicina, mancato proprio nel 2023, a cui abbiamo dedicato il tributo proprio a settembre a Bologna. Lui diceva: vedi Giorgio, fino a quando il discorso non cadrà sui mitocondri, sulla loro importanza in fisiologia e patologia, sulla terapia mitocondriale con efficaci stangioprotettori, il cardiovascolare, il diabete e il cancro continueranno a essere epidemie in aumento. E lui diceva: attenzione alla linea materna e ai reali rischi congeniti, alla disfunzione mitocondriale. La Fondazione di Medicina Mitocondriale, ma anche il BESTA di Milano, dice che la disfunzione mitocondriale è origine di moltissime malattie. Cosa stiamo facendo per capire se una madre ha o no un mitocondrio sano ed è in grado di trasmettere quindi alle future generazioni, ai suoi figli, un reale rischio congenito o no? E anche questo è importante. Questo è il grande Sergio Stagnaro. Quindi amo dire che la vita è urgente, il DNA è il tuo destino, perché da quando si parla di epigenetica si dice: no, il DNA non è il tuo destino. Quindi tutti i fattori epigenetici di riprogrammazione delle nostre cellule, a cominciare proprio dalla salute dei padri, delle madri prima del concepimento. E allora, se l'epigenetica condiziona la salute di intere generazioni, la domanda è: cosa stiamo facendo per lavorare sulla prevenzione? Basta pensare che vendiamo sigarette, sì? E quindi sappiamo che
sono un grosso problema per la salute delle persone. Quante persone fumano? Diciamo, faccio questa domanda. Sapete quanto inquina una sigaretta? Secondo la fonte dell'Istituto Tumori di Milano, 15 volte più di una macchina diesel. Professor Boffi, fatto pubblicazione, ha dimostrato che una sigaretta inquina 15 volte più di una macchina diesel. Eppure la persona continua a fumare. Dice, ma come mai? Abbiamo una scuola di alta formazione dove è partita proprio a ottobre, dove formiamo, cerchiamo di formare, di trasmettere questi principi per formare medici e nutrizionisti e professionisti della salute per un approccio clinico integrato. Oggi ci sarà anche l'occasione di parlare di casi clinici relativi a questo straordinario test epigenetico in grado proprio di mappare i fattori che possono condizionare la salute di una delle persone e quindi fare prevenzione, perché se io conosco quello che sta danneggiando una cellula posso fare prevenzione, se io conosco quello che è la carenza nutrizionale di una cellula posso fare prevenzione, se io conosco quale vitamina posso dare a quella persona in maniera individuale e personalizzata posso fare prevenzione. Spesso invece le vitamine vengono date come una moda, no? La moda della vitamina D, la moda dell'omega 3, la moda di tutto quello che sappiamo di qualsiasi nutraceutico diventa poi una moda. Dipende se mi serve o non mi serve. Quindi capire cosa serve a livello cellulare è fondamentale. È certo che è indispensabile integrare, ma cosa integrare? Quando parliamo di nutraceutici dobbiamo parlare di biodisponibilità, assimilazione, via di somministrazione, capacità antiossidante, forma farmaceutica, come ci insegna sempre il professor Mauro Miceli. E dovremmo incominciare, e oggi poi farà una relazione proprio sulla modulazione fisiologica, a partire dalla carenza di ossigeno. Perché se è vero che noi mangiamo per produrre idrogeno e respiriamo per avere l'ossigeno, dalla combinazione di ossigeno e idrogeno c'è l'energia per la vita, cosa mangiamo e cosa respiriamo? Cosa facciamo per ottimizzare la funzionalità mitocondriale? Spesso la carenza di ossigeno provoca acidosi, l'acidosi provoca stress ossidativo, lo stress ossidativo provoca infiammazione. Cosa facciamo per prevenire la carenza di ossigeno? Siamo abituati a parlare di carenza di ossigeno solo quando siamo in fin di vita, allora ci danno la mascherina, no? Sì? Ma c'è un'infiammazione da carenza di ossigeno subdola, infiammazione silente, che può creare grossissimi problemi a livello cellulare. E allora conoscere anche i sistemi dove intervenire per ottimizzare la funzionalità di una cellula penso che sia fondamentale. E questa lo fa la tecnologia S-Drive. Quindi, giusto, alimentazione, ambiente, stile di vita, stato emozionale, noi siamo soprattutto anche quello che pensiamo, ma cosa stiamo facendo per tenere lontani i danni da campi elettromagnetici? Non si parla più neanche del ruolo della luce, del sole e della luna, non se ne parla più, quasi vietato parlare di queste cose, eppure sono fondamentali per la nostra vita. Ormai siamo confinati in casa, attaccati molti bambini a computer e cellulari, sì o no? Pensate, tutto questo non è più quello di 100-200 anni fa. Viviamo in un ambiente molto inquinato. Il professor Morgante ce lo dice chiaramente, ci dice attenzione, la memoria nei geni, genetica o epigenetica. Tutto dipende dall'ambiente, stress e dall'eredità. E quindi se siamo 100.000 miliardi di cellule, le patologie iniziano a livello cellulare e dobbiamo mettere in moto questo meccanismo di produzione di energia mitocondriale ATP, attenzione a quello che beviamo e respiriamo. L'ossigeno è fondamentale per la nostra vita. Quindi conoscere il sistema antiossidante, i danni da campi elettromagnetici, eventuali metalli pesanti, sostanze chimiche, idrocarburi che possono danneggiare le nostre cellule è fondamentale, a partire dal sistema gastrointestinale e anche in questo caso potrebbe essere una cosa interessante da utilizzare. Penso che andando in conclusione dovremmo ritornare a leggere dei libri,
non so se siete d'accordo, perché per bloccare la deriva cui sta andando questa società, conoscete qualcuno che legge dei libri? Guardate che io a volte, no, chiedo, dice, ma tu leggi? Io, quanti libri leggi alla settimana? Quanti al mese? Quanti all'anno? Se fate questa domanda anche dai vostri amici, è difficile, le persone hanno smesso questa abitudine, non scrivono neanche più, perché oggi, computer, rare le persone che scrivono. E quindi ci stiamo perdendo anche l'abitudine, scrivendo, di memorizzare quello che scriviamo. E poi dovremmo incominciare a parlare di questo. Quando leggi dei libri, continuò il maestro, tu sei come il setaccio ed essi sono come l'acqua del fiume. Non importa se non riesci a tenere nella tua memoria tutta l'acqua che si fanno scorrere in te, perché libri come le idee, le emozioni, la conoscenza, la verità, vi troverai tra le pagine, puliranno la tua mente e il tuo spirito e ti renderanno una persona migliore e rinnovata. Questo è lo scopo della lettura, della formazione, dell'aggiornamento continuo, della perseveranza, della ripetizione continua, perché l'eccellenza è un'abitudine. E allora abbiamo bisogno di cominciare a trasferire questa vitamina importante per la nostra vita che si chiama amore, perché la vita senza amore non ha senso. E allora diamo inizio a questa, dopo questa introduzione, grazie di questo, diamo inizio a questo congresso con la relazione di un carissimo amico. Oggi faccio anche il tecnico, perché mi hanno detto che non c'è il tecnico oggi, quindi faccio io il tecnico del suono, di un carissimo amico nutrizionista, ma anche presto, quanto ti manca? Un anno la laurea in medicina, quindi complimenti. Grande Francesco. Possiamo dare 5 minuti la parola alla Fenu, che si è collegata? Ci sei, grazie. Eccola. Grazia, ci sei? Ok. Accendi pure il microfono. Ci sei, Grazia? Accendi il microfono. Eccola. Eccoci qua, puoi parlare. Buongiorno a tutti. Allora, mi spiace non essere riuscita prima a collegarmi, ma credo che non possa far altro che avere un po' di malinconia e naturalmente il dispiacere di non essere qui, di non essere lì con voi. Però vi sento molto vicini e intanto, oltre naturalmente a dare un buongiorno a tutti, posso senz'altro parlare naturalmente per quello che riguarda tutti i progressi che stiamo facendo. Io credo che l'epigenetica, senti Giorgio, sentite? Sì. Io credo che l'epigenetica costituirà a brevissimo una chiave di volta per la lettura della nostra salute. Credo che il progetto che stiamo portando avanti, e tra l'altro sono orgogliosa ed è per me un onore anche sapere che l'Università di Sassari, nella persona del professor Fanos, è con noi ed è vicino e collaboreremo insieme. Abbiamo quindi l'Università di Sassari, abbiamo l'Università di Cagliari, noi dalla Sardegna ci stiamo muovendo per promuovere progetti scientifici, confortati dal fatto che l'epigenetica sta assumendo le dimensioni di una scienza che ci permette di prevedere e di prevenire le malattie. E questo è una svolta, secondo me, davvero determinante. Siamo circondati da malattie di ogni tipo, siamo circondati da malattie che non sono in realtà malattie, e invece con questa scienza noi siamo in grado di aiutare chi si trova in una condizione di difficoltà e che non sa spesso definire le proprie difficoltà fisiche e anche mentali.
E perciò io sono, ancora una volta dico, la promozione è essenziale da parte nostra all'Università di Sassari, oltre che come la già citata collaborazione con l'Università di Cagliari attraverso il professor Fanos, del quale mi onora ovviamente la collaborazione. Io sto attivando attraverso le nostre due dottorande, quindi attraverso la scuola di dottorato dell'Università di Sassari, un progetto in espansione. Abbiamo la collaborazione del sia naturalmente di Giorgio, ma anche del rappresentante dell'epigenetica e di quanto riguarda, per quanto riguarda la diffusione delle strumentazioni che ci permettono di essere ovunque. Antonio Coviello mi sta aiutando a compiere un'azione, direi veramente una mappatura estremamente precisa. Abbiamo già dei centri molto importanti, sia a Dorgali, anche questa terra dei centenari, sia naturalmente a Sassari, all'interno di una clinica privata che ha chiesto l'utilizzo dell'S-Drive, che si vuole divulgare l'epigenetica insieme a noi, e dunque abbiamo naturalmente una sorta di diffusione, oserei dire, e mi auguro, a tappeto, in maniera tale che tutti capiscano che è sempre meglio, come dice un noto proverbio, prevenire piuttosto che curare. E noi dobbiamo fare questo, dobbiamo insegnare alla popolazione che occorre entrare in anticipo all'interno dell'organismo dell'uomo, in maniera tale da poter bloccare tutti quei fattori, tra i quali l'inquinamento, del quale sono certa Giorgio vi avrà già parlato e che parlerà durante tutta questa giornata, fattore principale di malattie sia fisiche che mentali. Io so di avere poco tempo a disposizione, Giorgio me l'ha già detto attraverso un messaggio, e quindi non faccio altro che augurarvi un ottimo lavoro, augurarvi naturalmente una, come dire, un progresso ancora maggiore rispetto a quello che abbiamo fatto anche a Bologna. Auguro a tutti di poter essere al meglio e poter partecipare alla diffusione di questa scienza, che forse si rivelerà vincente in molte malattie, sia fisiche che mentali, ripeto, che purtroppo per i nostri pazienti non hanno risposta. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie. 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 Professoressa Sapeno, naturalmente Università di Sassari, patologia generale, abbiamo fatto i primi screening ai centenari di Perda de Fogo in Sardegna. Sì, a Perda de Fogo in Sardegna abbiamo fatto i primi screening e incominciamo anche a vedere delle cose interessanti, perché io amo dire, mi dicono, no, non si dice, ma un centenario che tu lo togli dal suo posto dove è cresciuto e vissuto, lo porti dentro un RSA, diventa un centenario in cattività. Esatto. Quindi esatto. Cambia tutto, incomincia a mangiare cibi quelli industriali, non fa più le cose che faceva una volta, perché poi il centenario alla fine magari perde anche dei figli, perché centenario magari ha perso dei figli e che non possono più accudirlo, e quindi magari non fa più quello che faceva una volta, perché i centenari ancora a 100 anni, come la Maria che abbiamo conosciuto, fanno ancora da mangiare in casa per tutta la famiglia, quindi certo. Persone sempre, sempre attive. E qui abbiamo visto delle differenze, grazie, no? Tra chi vive nell'RSA certo. E chi è costretto grandi a... Grandi differenze. Grandi. E quelle lì contano le loro abitudini, la perdita naturalmente, come dicevi tu, di un'alimentazione sana, oltre che naturalmente l'aspetto sociale, che non è da sottovalutare. Sono persone che si intristiscono e lì la mente gioca un ruolo fondamentale. Grazie a professoressa Fenu. Grazie a tutti voi, grazie Giorgio, grazie a tutti. Buon proseguimento. Buon lavoro. Grazie anche a voi. A presto. Buon proseguimento. Allora, proseguiamo